La Juventus questa sera affronterà il Benfica, ma occhio perché c'è anche un po' di interesse in ottica calciomercato. Sì, perché la Juventus si sta accorgendo, probabilmente con un pizzico di ritardo, di avere delle lacune clamorose sulle fasce, soprattutto per quanto riguarda i terzini, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del terzino sinistro, motivo per cui la Juventus molto spesso adotta l'idea del 3-5-2 o comunque la difesa 3, perché i terzini non sono di altissimo livello. Attenzione perché però ci potrebbe essere una soluzione per gennaio e la Juventus starebbe già lavorando oggi per trovare la soluzione in ottica gennaio. Quindi scopriamo di che si tratta. Io però prima ricordo un paio di cose. La prima, OneFootball. Se volete avere un'informazione totale sul mondo del calcio vi consiglio quest'app perché è la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio. Gratuita e personalizzabile, vi basta andare nel link qui sotto e automaticamente e gratuitamente avrete quest'app sul vostro cellulare. La seconda, mi raccomando, supportateci. Quindi iscrivetevi al canale se l'avete fatto, attivando la campanella, soprattutto un like se vi va di sostenerci. E allora andiamo alla notizia perché la Juventus potrebbe aver individuato il nome giusto per la fascia sinistra. E sì, perché questa sera la Juventus affronta il Benfica ed è proprio dal Benfica che potrebbe attingere per rinforzare la squadra, perché uno dei giocatori più forti del Benfica, secondo me anche uno dei più interessanti in ottica fascia sinistra, è sicuramente Alex Grimaldo. Uno dei giocatori chiaramente più interessanti di questa squadra ed è uno anche dei più interessanti del campionato portoghese. Secondo me è da anni che questo ragazzo dovrebbe fare il salto di qualità. Uno dei forse dei più grossi rimpianti del Barcellona, perché era un giocatore di che nasce nelle giovanili del Barcellona, ma che poi su cui non ha creduto probabilmente il Barcellona, che ora però gli vede fare grandi cose proprio al Benfica. Un giocatore un terzino, ma che ha la tecnica sopraffina di un trequartista, perché è un terzino che ha quel tocco di palla classico dei grandi giocatori, dei giocatori di grande tecnica, che però solitamente non vedi sulle fasce, li vedi più sulla tre quarti o comunque come mezzala o come seconda punta. Quindi lui ha quel sinistro che può e può essere doppiamente interessante. Perché? Perché ormai il terzino è uno di quei ruoli da cui può partire l'azione. Prima il terzino era uno semplicemente doveva correre e difendere. Oggi è cambiata totalmente la prospettiva del terzino. Oggi il terzino fa tantissime cose, può soprattutto far partire l'azione, può essere considerato come il secondo regista della squadra. Dopo il regista pure, quindi chi sta davanti alla difesa, o eventualmente dopo il giocatore che sta in difesa, come nel caso per esempio di Bonucci, ecco che un altro possibile regista può essere il terzino. In questa Juventus Grimaldo ci starebbe benissimo, perché ha un eccellente controllo, ha un'eccellente tecnica, un controllo di palla sopraffino che lo rende molto pulito nei passaggi, molto preciso anche nei passaggi stessi. È uno di quei giocatori che non soltanto ha un'ottima tecnica, ma anche un ottimo dribbling. Ed è un aspetto molto interessante, perché questa Juventus a livello di terzini ha un problema, che sono tutti difensivi, sono tutti terzini bloccati, come si suol dire, che difficilmente propendono verso la fase offensiva. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Alessandro, che inizialmente nei primi anni era più bravo in fase offensiva che difensiva, progressivamente è calato sempre più da quel punto di vista, diventando uno dei terzini meno pericolosi in ambito europeo. Così come De Sciglio. De Sciglio è il classico, fa il compitino, è il soldatino che fa quello che gli dice Allegri, ma non vi aspettate mai né il dribbling né tantomeno il cross preciso da parte dell'ex milanista. E Danilo, che probabilmente ha un'ottima fase di difensiva, un ottimo cuore, un'ottima grinta, una grande duttilità, perché lo puoi mettere davvero in tante parti del campo, ma di certo non è iperoffensivo. Nel calcio europeo, come dico spesso, ci vuole almeno un terzino di alto livello, in ottica di spinta. Ed è per questo quindi che negli ultimi anni Dumfries nell'Inter, prima ancora Hakimi o giocatori di spinta hanno fatto la fortuna dell'Inter. È per questo che Theo Hernandez e Calabria hanno fatto la fortuna del Milan, soprattutto Theo Hernandez.
Cioè, tutte le squadre italiane hanno dei terzini di livello. E mi fermo all'Italia, perché se dovessimo andare all'estero e andare a citare i Alexandre Naldo o i Cancelo o i compagnia cantante, non finiremmo più questo video. Cosa voglio dire? Che tutte le grandi squadre europee hanno un terzino di grande livello. E perché Grimaldo rappresenta una grandissima occasione per la Juventus? Perché lo regalano? No, ma perché potrebbe essere un'operazione alla Denis Zakaria. E molti mi potrebbero dire: alt, Denis Zakaria ha lasciato la Juventus, cosa c'entra lui con Grimaldo? C'entra perché Grimaldo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023. Di fatto è in scadenza e di fatto a gennaio già potrebbe essere considerato un free agent, o meglio, ha ancora un anno di contratto, ma da gennaio può firmare un preaccordo che può quindi formalmente portarlo nella nuova squadra nel giugno del 2023. La Juventus però vuole fare una, o meglio, sta pensando a una soluzione alternativa, una soluzione un po' alla Zakaria, ossia offrire qualcosa al Benfica che avrebbe pochissimo potere contrattuale e quindi il valore del ragazzo scenderebbe, e questo quindi porterebbe Juventus a potersi aggiudicare Grimaldo a delle cifre abbordabili. Tra i 10 e i 15 milioni già sarebbe un affarone per il Benfica venderlo a 6 mesi alla scadenza. Io credo che sui 10 milioni potrebbe essere una valutazione fattibile. 10-15 milioni. Ti porteresti a casa però un terzino sinistro di altissimo livello, spagnolo, che francamente secondo me è uno di quei giocatori che potrebbe in qualche modo rappresentare un'occasione per questa Juventus. Perché? Perché è in scadenza. È perché questo è un ragazzo che secondo me da anni aspetta di fare quel salto di qualità di cui ci si aspetta un po'. Il DS del Benfica, Rui Costa, ha detto qualche giorno fa: Grimaldo in scadenza è un problema? Lo sarebbe se stesse giocando male, perché questo è il periodo che si corre con i calciatori in scadenza. In realtà lui sta facendo grandi cose. I problemi sono due. Primo, che la valutazione, cioè il ragazzo non ha intenzione di continuare al Benfica, vuole fare un salto in avanti. Il secondo è che il Benfica ha alcuni problemi finanziari e quindi non si può più permettere il suo ingaggio da 4 milioni a stagione. La Juventus invece è una società che, punto primo, sta cercando un giocatore di questo livello. Punto secondo, può permettersi un ingaggio a 4 milioni. Punto terzo, ha un vuoto a sinistra perché è partito Pellegrini, quindi anche concettualmente ci sta. Punto terzo, con questo ragazzo può andare incontro al classico 4-3-3 o il 4-4-2, quindi può giocare come semplice terzino, ma attenzione perché può anche giocare nel 3-5-2 un po' più alto, con una difesa a 3, tu hai a sinistra, potresti avere appunto il buon Grimaldo, a destra potresti mettere Cuadrado o un giocatore anche un po' più offensivo. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che potrebbe davvero rappresentare un'ottima situazione di mercato per la Juventus, e ripeto, ha 26 anni, quindi un classe 95 a queste cifre è veramente un osservato speciale in caso Juventus. Questa sera secondo me molti metteranno un occhio su questo ragazzo e secondo me potrebbe aprirsi uno scenario già stasera per poterne parlare col ragazzo, per poter parlarne con l'entourage. E ricordiamoci che la Juventus il prossimo anno vedrà andare via Alexandro. A parametro zero finalmente Juventus si libererà di Alexandro. Questo vuol dire quindi che ancor prima dell'addio di Alexandro, Juventus potrebbe trovare la soluzione a quel problema, ossia terzino sinistro trovato già a gennaio, un po' come fatto con Vlahovic. Cioè tu Vlahovic dovevi prendere in estate, si è aperto uno scenario che te lo poteva portare già a gennaio e ti serviva il grande attaccante lì, lo hai fatto a gennaio, quando magari hai meno concorrenza, perché poi a gennaio tante squadre che sono impegnate, che magari in estate ti possono un po' più infastidire a livello di concorrenza, a gennaio invece pensano al campionato, pensano alla Champions, pensano all'Europa League e non hanno molta testa al mercato. Qui invece Juventus si può inserire, ha già dimostrato di poter agire molto bene a gennaio. Per questo io credo che il terzino sinistro spagnolo Alejandro Grimaldo può essere una vera occasione per questa Juventus. È un ragazzo che secondo me aspetta questo salto di qualità e la Juventus è da tempo su di lui. Sarebbe secondo me un affarone per questa Juventus. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe Grimaldo alla Juventus oppure
vi piace qualche altro terzino, io lo prenderei a mani basse per una cifra tra l'altro molto bassa, considerando che la Juventus non ha speso cifre folli quest'estate sul mercato, perché ha preso molti parametri zero, ha preso Milik che ti costerà veramente poco, ha preso Paredes ma che lo pagherà dall'anno prossimo, secondo me e ha venduto, perché ha ricavato molto da questo mercato, per cui secondo me quella di Grimaldo è una grande occasione di mercato. Cosa ne pensate? Dimmi la vostra qui sotto nei commenti.